Un festival al femminile plurale, disseminato nelle piazze del centro storico di Rimini tra il 28 e il 30 settembre. Nell'ottavo centenario della consacrazione di Chiara d'Assisi, la città malatestiana ospita il Festival Francescano, che si occuperà di riflettere sull'universo femminile tra conferenze, spettacoli e appuntamenti legati alla spiritualità. Il Festival Francescano è per tutti coloro che vogliono ascoltare delle parole che vengono da mondi diversi, dal mondo francescano, dal mondo laico, dal mondo di altre religioni, per riuscire ad affrontare il tema della donna secondo tutte le sue sfaccettature così universali come Francesco ha fatto nella storia della sua vita. Il festival è stato pensato per tutti, nelle piazze, nei luoghi in cui la gente vive, per i bambini, per le scuole, per divertirsi nelle piazze, ma anche per tutti coloro che vogliono approfondire, gli adulti, e anche attraverso gli spettacoli di intrattenimento che soprattutto nelle serate ci allieteranno con il musical e con la danza. Il vice sindaco di Rimini, Gloria Lisi, non nasconde il piacere di ospitare in città un evento dal grande significato, non solo religioso. L'anno scorso sono andata a Reggio Emilia e ho toccato con mano cosa significa avere per le piazze, delle piazze così allegre, così vive, e ospitare tre giorni di incontri così intensi, così interessanti in una città. Quindi sono grata agli organizzatori che abbiano scelto Rimini come città per avere il festival. L'importanza nel ruolo delle donne, la nostra città, non so se degnamente un vice sindaco donna, è importante che il ruolo della donna venga riconosciuto in tutte le fasi della vita come un ruolo importante per costruire sicuramente una società migliore e soprattutto plurale.